Dopo oltre un mese riapre il mercato comunale di Erba. L'esposizione, come da ordinanza, è consentita solo ai banchi alimentari disposti lungo la pedonale e l'ingresso dell'utenza contingentato, previa misurazione della temperatura da parte dei volontari della Protezione Civile. Diversi gli erbesi che giovedì mattina si sono recati al mercato, contenti anche gli ambulanti che hanno potuto riprendere l'attività. Alla riapertura erano presenti anche il sindaco Veronica Eroldi insieme al suo vice Erika Rivolta. Un primo step verso la normalità nell'attesa della riapertura di tutte le attività prevista per il 18 di maggio. Sono segnali buoni sia per noi del mercato che per la popolazione, perché è comunque un servizio e si ritorna un po' alla normalità. Speriamo che arrivi un po' più gente, perché per il momento c'è poca gente. E speriamo che inizino anche gli altri a lavorare perché c'è chi è fermo da più mesi. E teniamo il numero di persone Faccio che sono entrare da entrate al sopra mercato. Perché misura la temperatura. Per ora nessun problema. Primo giorno di mercato, finalmente. Dall'afflusso emerge una grande voglia che avevano le persone di ritornare a vivere il mercato, che ricordo il mercato storico, quello di Erba. E appunto si può vedere la coda che si è già formata. La disposizione dei banchi è ottimale, i commercianti sono contenti e direi che forse è ancora più ordinata e proficua come disposizione. Purtroppo l'affluenza può essere solamente del doppio del numero dei banchi per le persone. Quindi se si è formata questa coda ci dispiace, però direi che anche il numero dei contagi, l'andamento di ieri dei contagi ci fa capire che bisogna continuare a stare attenti, cioè non si può pensare che il pericolo sia passato.